Grazie Presidente, colleghi consiglieri, amministrazioni, cittadini. Inizio a parlare innanzitutto della questione ospedale, visto che il consigliere La Cutta ha citato il problema del nostro nosocomio. Io parto dal presupposto, siccome non ci deve essere un interesse personale per quanto riguarda la salute pubblica, non penso che l'assessore Billardello doveva chiedere qualcosa ai dottori o qualche suggerimento. Doveva solo eventualmente confermare tutto quello che era stato deciso 5 anni fa dall'assessore alla sanità Massimo Russo, con l'impegno dell'amministrazione comunale a mantenere certi reparti come il reparto nascita. Io dico che il riferimento alla partecipazione alla conferenza dei sindaci riguardante l'approvazione del nuovo assetto organico ospedaliero che riguarda soprattutto la nostra città, perché io parlo della città di Masera del Vallo, tra l'altro votato ad unanimità, io ho molte riserve. Voi sapete, chi è consigliere comunale che è stato rieletto sa, e comunque tutti i cittadini sanno, che a Mazara si è deciso di portare il polo oncologico d'eccellenza. Ebbene, questo polo oncologico d'eccellenza non esiste più. Cos'è cambiato? L'assessore Massimo Russo, insieme all'amministrazione comunale e all'ex assessore alla sanità della città di Masara del Vallo, che adesso non mi ricordo il nome, l'assessore Asaro, avevano deciso che il polo oncologico insieme a De Nicola d'eccellenza doveva essere a Mazara. Adesso si parla di un'oncologia semplice, spostando tutto verso l'ospedale di Trapani. Noi non siamo succursale a Trapani, noi abbiamo gli stessi diritti dei trapanesi. Mi ricordo 5 anni fa si è fatta una petizione popolare dove al capo c'era il vice sindaco Silvano Bonanno, il consigliere Foggia, la consigliera Lestra, insieme comunque agli operatori del settore, insieme al dottore Rubino e altre persone che più ne ha più ne metta, Vinuccia Di Giovanni eccetera eccetera, a raccogliere le firme a difesa della radioterapia a Mazara del Vallo. A difesa della radioterapia a Mazara del Vallo abbiamo raccolto circa 9.000 firme perché Trapani si voleva appropriare di quella radioterapia. Ora vengo lì e mi spiego, vengo a sapere che il polo oncologico d'eccellenza diventa un'oncologia semplice. Questo non lo permetto, quindi non dobbiamo fare nessun comunicato stampa perché siamo stati bocciati, siamo stati declassati. Se con l'oncologia d'eccellenza Mazara decollava, adesso possiamo dire che abbiamo fatto 3 passi indietro. La struttura è bella, la possiamo pure andare a inaugurare, però non consento che comunque i cittadini mazzaresi vengano bocciati. La salute è pubblica ed è di tutti e va tutelata. Quindi, cara amministrazione comunale, non sono d'accordo sul voto all'unanimità per quanto riguarda il nuovo assetto dell'ospedale di Mazara del Vallo. Non sono d'accordo, perché abbiamo lottato tutti insieme per far emergere l'ospedale che per anni era stato abbandonato dalla politica. Quando abbiamo trovato un assessore che ha trovato delle somme per quanto riguarda il nostro nosocomio per farlo diventare un ospedale di serie A, adesso siamo di serie D. Che faccio la radioterapia? Che faccio la diagnostica TAC, PET, RX? La chirurgia oncologica non semplice, di eccellenza. Voglio ammazzare le eccellenze, voglio ammazzare le migliori professionalità, non a Trapani e a Castelvetrano. Di che cosa stiamo parlando? E ne parlo perché la sento questa tematica, attenzione. Perché io so cosa significa polo oncologico d'eccellenza e ne parlo perché l'ho vissuto sulla mia pelle.
Io andavo a Palermo a fare idroterapia ogni giorno. E perché non lo possono fare mazzaresi a Mazara? E devono andare sempre a Palermo, quando l'assessore aveva fatto un disegno bene per quanto riguarda lo spazio della Mazara del Vallo. Adesso di cosa ci preoccupiamo? L'ortopedia, che è un'ortopedia semplice, bene, ci stava nell'assetto, già era deciso così. Però ne faccio un problema più per la città. Quindi, cari cittadini, svegliamoci, perché su questo problema saranno fatti pure cortei. E dall'ex assessore Massimo Russo era stato deciso che il polo oncologico d'eccellenza era a Mazara, ma insieme al direttore De Nicola, che è lo stesso direttore dell'ASP che comunque ricopre il ruolo adesso. Quindi non sbandieriamo perché non abbiamo ottenuto niente, ci hanno tolto. Siamo rimasti un semplice ospedale e la struttura non lo merita, ma soprattutto i cittadini mazzaresi non lo meritano. Il problema legato alla nuova pianta organica degli ospedali. Guarda, io sono stato fin dall'inizio, da molti anni, a dire che noi possiamo anche fare un bel albergo, l'albergo sarà anche il migliore, ma il problema più grosso, a mio parere, è chi dirige quell'albergo. E quindi i problemi che giustamente il consigliere Foggia ha evidenziato saranno ancora, come dire, prementi nei mesi successivi, quando di fatto ci sarà il passaggio di tutte le unità operative dislocate per ora tra Marsala e Castelvetrano nella città di Mazara, e andare a vedere chi gestisce queste unità. Possono essere semplici o complesse, non c'è una grossa differenza. Se uno è bravo, se porta conoscenza e scienza, può essere anche un responsabile di una unità semplice a far sì che sia migliore di chi magari ha una responsabilità di struttura complessa. Il problema serio che si porrà nel prossimo anno è chi dirigerà queste strutture, perché di fatto mancano tutti i responsabili di queste strutture. Mancano di fatto, per motivi, molti ex primari, i responsabili sono andati tutti in pensione. Devono essere rifatte completamente del nuovo organico delle unità operative. Penso all'ortopedia. Vecchi ortopedici non ce n'è più. Lì il grosso problema è, non l'albergo, lasciando poi magari vedere nel tempo cosa succederà nel cosiddetto polo oncologico. Lì è una situazione che forse la politica deve farsi forza e deve fare forza per dire: guardate, che forse quello che è stato promesso non era, era molto di più, ma lo scontro lì è politico. Fra due città, fra un governo che deve gestire questa situazione e con quella cappa che ancora abbiamo, che i due ospedali riuniti, sarà un ospedale uno di Castelvetrano e Mazara, non lo so se tutto quello che è stato messo in carta si potrà fare, perché cozzerà sicuramente con le leggi nazionali dove ti dice che non ci possono essere due ortopedie, due medicine, due chirurgie che abbiano gli stessi intenti. Quindi per ora possiamo sì parlarne, ma la constatazione, il dato di fatto vero, sarà quando poi ci saranno i trasferimenti e vedere sulla, come dire, di vivo, dentro, che cosa succederà. In questo momento possiamo anche allarmarci su quello che ha detto il consigliere Foggia, anzi forse cominciamo a dire, premiamo un po' di più. Quindi per non allarmare e dire cosa porteranno e cosa non porteranno, il problema sarà dopo. Abbiamo un bel albergo. Il problema è come riempirlo. Speriamo che venga riempito da persone che siano collegate a farlo funzionare. Conferenza dei sindaci alla quale ha partecipato e partecipa l'ASP nella persona del direttore generale e nella persona dell'intero staff dell'azienda sanitaria provinciale. L'ordine del giorno di quella riunione era il nuovo piano aziendale e il nuovo assetto organizzativo per quanto riguarda la rete ospedaliera in provincia di Trapani. Noi riteniamo, e abbiamo dato anche parere favorevole, che questa proposta, che comunque ci tenga a sottolineare, una proposta che arriva dall'azienda sanitaria e quindi dall'ASP, è una proposta che è sicuramente positiva per quanto riguarda l'ospedale a Belaiello di Mazara del Vallo. Certamente è normale che sia così ed è normale che
ogni cittadino della propria città, in questo caso parlo da cittadino mazzarese, vorrebbe per il proprio ospedale, per il proprio nosocomio, il massimo. Vorrebbe il massimo per ogni struttura, vorrebbe il massimo per ogni disciplina medica presente all'interno dell'ospedale. Io ritengo comunque che questo piano aziendale è un piano positivo per la nostra città, è un piano proposto che ha consegnato e dato la possibilità di avere all'interno del nostro nosocomio 6 strutture complesse, tra cui strutture importanti come la cardiologia con unità coronarica, come la medicina generale con la lungodegenza, come la chirurgia generale, come la pediatria, il nidio, l'ostetricia e la ginecologia. Questo nuovo piano aziendale ha anche dato la possibilità di confermare e potenziare la presenza del punto nascita all'interno del nostro ospedale e di confermare e potenziare il pronto soccorso. Abbiamo avuto anche la possibilità all'interno di questo nuovo piano e di questo nuovo assetto di avere confermata il bunker con la radioterapia e di avere addirittura introdotto una nuova branca che è la chirurgia oncologica, seppur con struttura semplice. Ritengo quindi che possiamo essere soddisfatti. Sicuramente l'ospedale di Mazara, come tutti gli altri nosocomi presenti nella provincia di Trapani, potevano ognuno per la loro parte ottenere di più o chiedere di più, perché questo è legittimo ed è legittimo che ogni amministrazione cerchi di difendere il proprio territorio e cerca di difendere anche la salute dei propri cittadini offrendo dei servizi sempre più efficienti, ma nel complesso possiamo dire che non siamo stati trattati male e che comunque l'ospedale di Mazara, sia per quello che rappresenterà in termini di struttura e in termini di macchinari d'avanguardia nel momento in cui i lavori verranno completati, e sia per quello che sarà il personale e le branche mediche previste, sarà un ospedale sicuramente che non ha nulla da invidiare agli altri ospedali della provincia di Trapani. Un altro aspetto importante che è emerso da questo incontro riguarda il nuovo assetto organizzativo e quindi la pianta organica, che prevede la possibilità per il nostro ospedale dell'assunzione di 92 nuove unità tra medici, infermieri, ausiliari e OSS, che si vanno ad aggiungere agli attuali 240 per avere un totale di circa 330 unità. Voglio aggiungere, e completo anche per essere sintetico, perché non ritengo che questa, diciamo, sia il tavolo attraverso il quale noi possiamo approfondire ancora di più la questione, che quello che è stato approvato in quella seduta, in quell'occasione, è il piano aziendale proposto e approvato dall'azienda sanitaria. Questo piano va inviato all'assessorato regionale alla salute, la giunta regionale deve visionarlo e deve approvarlo e provvedere all'approvazione definitiva entro il 30 di novembre. Questo lo dico perché noi come amministrazione comunale e il sindaco soprattutto abbiamo cercato in questi anni, fin dall'inizio dei lavori, di difendere al massimo il nostro ospedale, sia sotto l'aspetto di quelli che erano i lavori, la struttura, sia sotto l'aspetto di quelli che erano le discipline previste, sia sotto l'aspetto di quello che dovrebbe essere il personale che lavorerà all'interno della struttura. Ma dobbiamo anche sapere che la politica fa anche la sua parte e che questo atto importante approvato e che è inviato a Palermo potrebbe anche essere suscettibile di modifiche in senso migliorativo o in senso peggiorativo, per cui ritengo, e anzi approfitto per invitare tutti i consiglieri comunali e tutti coloro che hanno dei riferimenti o dei canali diretti con la regione siciliana, a fare in modo quantomeno di difendere quello che già è stato ottenuto, se non addirittura cercare di fare in modo di ottenere e migliorare ancora di più rispetto a quello che è stato già determinato ed approvato. Detto questo, più che altro ne approfitto, considerato il fatto che c'è l'assessore Birardello qui presente, per alcune dichiarazioni fatte per quanto riguarda il nostro ospedale. Dico semplicemente che vero è che noi dobbiamo chiedere, diciamo, aiuto alla politica regionale, al governo regionale, non ho dubbi, per cercare di confermare tutto ciò che è stato detto. Io dico semplicemente che, tra l'altro, sono stato uno, non so se altri hanno chiamato, l'ho chiamato telefonicamente per sapere alcune delucidazioni,
su come erano andate le, diciamo, le cose, lo stato dei lavori che sono successi lì a Trapani. Il fatto che comunque la città sia arricchita da alcuni reparti, questo non ho dubbio, solo che c'è una grande differenza sulla volontà che allora c'era l'assessore Massimo Russo e sull'attuale assessore alla sanità che è Gucciardi. Sono state fatte delle modifiche che io non digerisco perché secondo me la città, su un punto di vista a livello sanitario, viene declassata. Gli spiego subito il perché. Perché noi parlavamo di un polo oncologico di eccellenza, e per quanto riguarda, quando si parla di polo oncologico di eccellenza, perché ho approfondito bene la cosa, anche perché ne posso parlare, riguarda, diciamo, sia quando arriva l'ammalato e quindi si va a diagnosticare una patologia X, fino alla fase terminale, positiva o negativa quel che sia. Significa pure avere delle eccellenze, quindi dei primari, nella città di Mazara del Vallo. Con l'oncologia semplice questo non accade. Ci dobbiamo obbligatoriamente rivolgere a una struttura ospedaliera, che in questo caso, da quello che capisco io, e dalla politica, dalla volontà politica, significa Trapani. E questo a me non sta bene, perché la volontà di Massimo Russo non era questa. Era quella di creare, di far diventare punto di riferimento la città di Mazara del Vallo come polo oncologico. Significa fare decollare la città a livello sanitario, visto che per anni siamo stati mortificati. Ora io chiedo, bene ha fatto lei, però mi dispiace il fatto che magari siamo stati d'accordo ad unanimità su quello che si è parlato lì nella città di Trapani. Io dico semplicemente che qualche criticità ci doveva pure essere, perché in questo caso siamo stati bocciati. E ne parlo con molta tranquillità, perché sono stato insieme, l'ho detto poco fa, a via sindaco Bonanno, alla dottoressa Alessia e altre persone della città. Siamo state quelle persone che credevamo, diciamo, a quello che aveva dichiarato l'assessore Massimo Russo scendendo in piazza a raccogliere le firme, facendo una petizione popolare. Ma questo non si sta verificando. Qualcuno ha parlato di hotel. Io dico che la struttura è spettacolare, era per come me la immaginavo pure io. Però adesso dobbiamo portare l'eccellenza a Mazara del Vallo, e le eccellenze non si portano, diciamo, con i reparti semplici, ortopedia semplice, oncologia semplice. Ci vogliono le cose che sono state dichiarate 3-4 anni fa dall'assessore Massimo Russo. E allora chiedo all'assessore Gucciardi, che ci rappresenta, di cercare di mantenere la volontà di Massimo Russo e la volontà di De Nicola, perché 5 anni fa c'era pure De Nicola. Non è che è stato cambiato il direttore dell'ASP, il direttore dell'ASP non è stato cambiato. Quindi io voglio quello, il riordino ospedaliero. Voglio quello, non questo. Questo non mi rappresenta. Perché ancora una volta siamo usciti mortificati, a mio modesto parere. Parlavamo di eccellenza. Siccome il sindaco si è battuto, e l'amministrazione comunale, per avere garantite alcuni reparti, bene, lì gli faccio applauso. Però ci dobbiamo muovere tutti nell'interesse di mantenere il polo oncologico a Mazara del Vallo, di eccellenza. Questo è l'obiettivo di tutti, ma nell'interesse di tutta la collettività, non nell'interesse del consigliere Foggia, è nell'interesse di tutti. Perché, facendo alcuni calcoli, dico semplicemente che anche ne trae benefici tutto l'indotto. Non lo dovrei dire, ma è così. Perché con polo ecologico significa centralizzare tutto a Mazara del Vallo e fare lavorare i B&B, fare lavorare tante cose. Io lo so perché ne so parlare, perché so quanto mi è costata la mia patologia per superarla economicamente. E la radioterapia deve essere a Mazara, perché Trapani ce la voleva rubare. Però, per non portarla a Trapani, sarà garantita pure a Trapani. Io non ne faccio un problema di campanilismo, Trapani, Mazara, Caltanissetta, non me ne frega niente. Io guardo solo la città di Mazara del Vallo. E la politica tutta, dai consiglieri comunali, ai deputati, ai parlamentari, abbiamo un deputato di 5 Stelle che si impegni pure. Io ho un deputato di riferimento, mi impegnerò pure io come ho sempre fatto, perché ci metto la faccia nelle cose che faccio. Dico semplicemente impegniamoci, perché non mi accontento io. Io non mi accontento, perché faremo un consiglio comunale aperto e inviteremo tutti gli esponenti della sanità a Mazara del Vallo, e devono essere presenti, perché gente a Mazara con senso ne ha prese alle regionali e non ci possono declassare, devono avere rispetto anche di quei consensi, quindi tutta la città di Mazara del Vallo. Io non ne faccio un problema politico, destra, sinistra, centro, non me ne frega, dico che l'ospedale non ha colore politico, la Croce Rossa appartiene a tutti. Quindi dico semplicemente impegniamoci, perché c'è qualcosa che non mi quadra, c'è qualcosa che non mi torna. A me non interessa se il dottore non è contento sulla radioterapia, sull'ortopedia, a me queste cose non me ne frega niente, io non ne faccio una cosa personale, io ne faccio una cosa per il bene collettivo, per il bene collettivo, perché la struttura veramente è d'eccellenza, però voglio le migliori professionalità, gente specializzata, che devono studiare il caso nella città di Mazara del Vallo. Non dobbiamo essere succursale a nessuno. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Foggia. Vuole intervenire l'assessore Billardello? Prego. Presidente, consiglieri, colleghi della Giunta. Il consigliere Foggia ha fatto delle affermazioni che io, diciamo, condivido in pieno, anche perché lui sa benissimo che il sottoscritto è stato a fianco dell'allora assessore regionale alla salute Massimo Russo nell'andare inizialmente a intercettare e rendere operativo quel famoso finanziamento di 32 milioni di euro che oggi ci sta consegnando un ospedale d'eccellenza sotto l'aspetto innanzitutto strutturale come attrezzatura d'avanguardia. E voglio soltanto chiarire e rafforzare quello che ho detto poc'anzi. Qualcosa è cambiato. È cambiato il fatto che rispetto a qualche anno fa, quando c'era un assessore regionale alla salute che forse perché anche cittadino mazzarese aveva sicuramente per un fatto anche istintivo e naturale più a cuore le sorti della nostra città, oggi non abbiamo un assessore che è cittadino mazzarese, ma questo fa parte della vita politica di tutti i giorni. Ciò non toglie che tutti noi cittadini mazzaresi, ma soprattutto tutti noi che abbiamo un ruolo di responsabilità politica nella nostra città, dobbiamo lottare quotidianamente per fare in modo che le migliori risorse, le migliori eccellenze, i migliori servizi, sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda altro, siano sul nostro territorio. E questo l'abbiamo fatto, caro consigliere Foggia, con forza. Perché è vero che probabilmente qualche altro reparto poteva essere maggiormente potenziato o non declassato, ma è pure vero che in una concertazione complessiva di una rete ospedaliera trapanese così complessa, con un direttore sanitario che comunque dipende dall'assessorato regionale alla salute, non il direttore, l'azienda sanitaria in quanto organo regionale, è chiaro che si deve cercare di accontentare tutti e si poteva anche paventare il rischio di avere per esempio un declassamento della cardiologia, di non avere il punto nascita, di avere un declassamento della pediatria. Allora è chiaro che la battaglia sicuramente va fatta e sicuramente al Comune di Mazara del Vallo, il sindaco in prima persona, vuole che il massimo venga nel nostro ospedale. Però una cosa va chiarita, se non ricordo male, perché quando non sono sicuro dico non ricordo male, il polo oncologico è frutto di una serie di servizi e di strutture, compreso anche la radioterapia, il bunker e tutto, ma quello che noi abbiamo ottenuto all'interno del piano aziendale che non era previsto è la chirurgia oncologica, che seppur struttura semplice, perché noi abbiamo la chirurgia generale come struttura complessa, abbiamo una chirurgia oncologica che seppure come struttura semplice consentirà all'interno dell'ospedale in Mazara del Vallo di poter fare interventi anche delicati di chirurgia oncologica, e questo non era previsto. Lo dico perché è chiaro che si poteva ottenere di più, ma abbiamo cercato di fare il massimo. Ciò non toglie, e mi fa piacere che un consigliere comunale come lei solleva questa questione anche da un punto di vista politico, che siccome l'approvazione definitiva del piano è una competenza esclusiva dell'assessorato regionale alla salute e della giunta regionale, è chiaro che sotto l'aspetto politico, se qualcosa ancora in più si può fare rispetto a quello che è stato approvato a Trapani la scorsa settimana, sicuramente dobbiamo cercare di mobilitarci in questa direzione. Grazie.